Siamo un'interfaccia nei confronti della Retini. Noi saremo violenti, siamo disposti ad asse anche con gli altri esponenti di questa manifestazione. Ci saranno forse delle risse, state attenti e venite impauriti. Saranno loro, gli avanzi di Balera, a chiudere le serate del ciclo di incontri Alti Scaffali. Santino Cherubini, Alessandro Lisi e Francesco Maria Rossi interverranno e dialogheranno con il pubblico sui temi trattati nel corso delle due serate, ovviamente con la consueta indole dissacrante e umoristica. Noi siamo qui per controllare che non dicano castronerie, insomma, perché siamo qui veramente a vigilare sul linguaggio e soprattutto sull'autenticità dei concetti espressi. No? Uno parla dell'Africa, quell'altro dei mattoni. Oltretutto faremo un po' da traduzione per gli aretini, perché gli aretini, parliamoci chiaro, è un popolo, non dico dislessico, però comprende poco concetti alti. E allora un altro scaffale degli aretini. Esatto, sì. Allora noi cosa si fa? Si deve ridurre in un linguaggio, diciamo, adeguato, comprensibile al popolo aretino. Innanzitutto noi siamo... Diglielo che siamo al carcere di San Benedetto, dai, che si è rubato ieri sera nella cassetta delle lemosine. Siamo messi un po' male, infatti ora facciamo questa reentrée, ci siamo rimessi così, non è che non ci siamo, perché tutti ci chiedono perché vi siete divisi, non è che ci siamo divisi, è che abbiamo avuto... Perché non ci si poteva mica moltiplicare. Certo. È solo che eravamo così... in sonno, come dicono delle spie, e adesso siamo tornati qui perché non ci sa più una lira, siamo ridotti male. Insomma, un trio di antropologi aretini, ma forse addirittura etimologisti. Le dominazioni che ci sono state nei secoli, a noi invece che condizionare la nostra lingua, i nostri costumi, siamo stati noi che abbiamo condizionato gli altri. Il dottor Rossi lo dice da secoli. Da secoli, appunto, a parte i francesi che hanno imparato a dire andiamo, nous allons, attraverso Alope, che l'hanno sentito in Val di Chiana, ma anche gli inglesi, oh yes, viene da ovi, oh ie. Ie, è in rete, hanno sentito ie. Il gatto viene dal gatto, ma ce ne sono tante altre che citeremo, perché appunto la lingua retina ha veramente condizionato la comunicazione delle lingue. Anche la parola clistere che viene dall'aretino, però ora non mi ricordo anche l'etimologia. Anche il giapponese, shesoito, oto. Il giapponese, per esempio. Lei ha detto, ha fatto riferimento al gatto, è importante. Gattò è l'unico dolce al passato remoto e questa è la cultura, ecco. Chi lo sapeva questa sintesi cosa? Sintesi castica della cultura, espressione del genus loci. Se avete un neurone solo non è colpa nostra. Vabbè.